Buonasera, benvenuti. Ospite questa sera dell'intervista alla vigilia di un mese come quello di settembre, che è pieno di eventi culturali a Ferrara, è Massimo Maisto, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito, vice sindaco di Ferrara, ma anche assessore alla cultura, al turismo, all'università e ai giovani. Quindi praticamente, assessore, noi la vediamo come il punto di riferimento di tutto quello che capita a Ferrara di culturale, di turistico, Certo. le politiche, intendo, pubbliche. Facciamo bene. Certo, grazie, buonasera. E sicuramente settembre dimostrerà la capacità di Ferrara, non solo del comune di Ferrara, di creare tante tante iniziative piccole e grandi. Perché, ecco, lei ha detto non solo il Comune di Ferrara, perché adesso che le province sono, sì, questa istituzione in attesa di scomparire, comunque in secondo livello, è stata tolta, diciamo, la competenza della cultura, per cui tra comuni, regione e Stato ormai è molto forte, diciamo, la responsabilità e la competenza, soprattutto il Comune capoluogo. Certamente, noi siamo già subentrati nella gestione del Museo del Castello, che io ricordo sempre era l'unico esempio di museo di queste dimensioni nel nord Italia, non solo di proprietà ma di gestione della provincia. Noi lo stiamo già gestendo con ottimi risultati, un costante aumento di visitatori e un volano molto forte ai movimenti turistici. Stiamo anche intervenendo in altri ambiti. Io cito con grande soddisfazione il progetto Bibliopolis, cioè i comuni, col comune di Ferrara capofila, si sono auto-organizzati per costruire una convenzione che è passata nei consigli comunali con tutta l'ufficialità del caso per continuare la collaborazione della rete bibliotecaria, lo scambio di libri, il fatto che si possa da qualunque biblioteca del territorio ordinare libri che sono in altre biblioteche e Quindi vengono sono tutte in rete le consegnate. biblioteche. Le biblioteche sono tutte in rete, ma c'è questo servizio tra i tanti, che è un servizio che prevede che nella biblioteca di un paese, della provincia, lontana anche dal capoluogo, si possa ordinare, chiedere un libro di altre biblioteche e viene consegnato, tra virgolette, a domicilio, cioè nella biblioteca Ecco. nel quale si fa E questo è richiesta. Ed tutto a spese del evidente. comune di Ferrara? No, questo ogni comune ha messo una quota. Quindi abbiamo costruito questa convenzione, ogni comune ha messo una quota, la regione darà, ma è già ufficiale, darà dei finanziamenti per sostenere questo e altri progetti. La formazione, per esempio, formazione dei bibliotecari tutti insieme, non è che ogni comune si fa Abbiamo la cominciato sua bene, assessore, formazione. perché abbiamo cominciato dai libri, nella società dell'immagine, nella società della comunicazione, voglio dire via web. Parlare di libri sembra di tornare al passato, ma non è vero, no? No, assolutamente. Io ho sempre detto che il progetto Ferrara Città d'Arte e di Cultura, prima che per il turismo e per l'esterno, è per noi ferraresi, le scuole, ma non solo. E quindi si parte da quella che io dico sempre, promozione della cultura diffusa, si parte dalle istituzioni che ci sono 365 giorni all'anno, quindi il teatro, ma non i grandi spettacoli del teatro, il teatro ragazzi, la formazione, i musei, la didattica nei musei, le biblioteche, e biblioteche significa conservazione. Ma significa anche promozione della lettura. Noi purtroppo abbiamo fondi molto ridotti per l'acquisto dei libri, cercheremo di incentivarli e di aumentarli, ma la promozione della lettura io credo che continui a essere un punto chiave del fare cultura, ma anche di fare opinione pubblica, di fare cittadinanza informata, partecipe. Ecco. Allora, diciamo che questo anno 2016 si è aperto per Ferrara all'insegna del libro, non fosse altro perché si celebrano due centenari importanti di due grandi scrittori, Ludovico Ariosto, la prima edizione dell'Orlando Furioso, Giorgio Bassani, un centenario dalla nascita. Abbiamo quindi due letterati, due scrittori, quindi il libro, ecco, il protagonista, la parola scritta. E poi abbiamo anche un terzo centenario, non dimentichiamolo mai, che è quello di un grande architetto che ha fatto praticamente la grandezza di Ferrara rinascimentale, e cioè Biagio Rossetti. Allora, parliamo di questo anno all'insegna della letteratura. A che punto siamo con le numerose iniziative che appunto hanno voluto coinvolgere un po' tutte le istituzioni culturali della città? Siamo alla vigilia di un altro grande evento di questo tipo.
Guardi, io, noi a brevissimo inaugureremo la mostra su Ariosto in settembre. Io sono molto fiducioso, ho grandi aspettative, perché credo che sarà una mostra straordinaria. Ho avuto la fortuna e il piacere di vedere le prime presentazioni, straordinaria per le opere che verranno presentate, ma straordinaria per il percorso, straordinaria per il racconto. Perché è una mostra un po' particolare, perché fare una mostra su un poema... Sì, per esempio col biglietto ci sarà l'audioguida, perché noi riteniamo che ci sia bisogno appunto di avere qualcuno che ti racconti come è stata costruita questa mostra, perché ci saranno grandi quadri, pensiamo anche ai quadri che erano... il titolo per chi ci segue, che cosa vedeva l'Ariosto quando chiudeva gli occhi, dopo esatto, chiusi. Esatto, quindi non è una mostra come se ne vedono tante sulla fortuna critica, ma una mostra su come Ariosto ha influenzato il periodo e il periodo successivo e come lui è stato influenzato. Ma ci saranno, per capirci, quadri, come è normale, ma ci saranno armi, ci saranno arazzi, ci saranno costumi, ci saranno libri, ci saranno lettere, un po' più in grande, come è stato fatto con Antonioni. Anche lì c'era il ragionamento su come Antonioni dialogava con l'arte contemporanea, dialogava con la filosofia da Barth, ma non solo, ma dialogava con l'architettura soprattutto, forse. E quindi secondo me sarà una grande mostra che darà un'immagine ulteriore, una nuova immagine al Palazzo dei Diamanti e che farà fare un passo avanti anche alla letteratura critica e alla popolarità su Ariosto, ecco, anche alla popolarità, perché sarà una mostra popolare. Popolare, lo diciamo, perché Ariosto viene concepito in genere come uno scrittore, a parte il fatto che appunto scrive 500 anni fa, ci porta indietro al Rinascimento, uno scrittore per addetti ai lavori, no? Per persone intellettuali. Invece Ariosto era popolarissimo, cioè all'epoca in pochi leggevano, ma Ariosto, grazie anche ai cantastorie, grazie a chi recitava i versi di Ariosto, era conosciuto, era un autore popolare, non era un autore come pensiamo noi per appunto i grandi esperti. Questa mostra vuole recuperare anche questa dimensione. Sì. Quindi ci saranno, come sempre, ecco, volevo puntualizzare anche questo, proprio perché lei ha parlato della Fondazione Ferrarte che la promuove e l'organizza, di cui lei è presidente, se non sbaglio. Il sindaco è presidente. E la Fondazione Ferrarte non solo promuove e gestisce, diciamo, le gallerie civiche di arte moderna e contemporanea, ma all'interno, oltre alle mostre, fa ricerca. Certo. E che è uno dei compiti delle istituzioni culturali permanenti, come dice lei, oppure istituzioni culturali che pure sono permanenti anche se fanno delle mostre che sono periodiche. E la ricerca, come si svilupperà la ricerca su questa mostra sul poema ariostesco? Ma appunto la base principale di questa ricerca è il provare ad approfondire, che gli studi ce ne sono già stati tanti, approfondire, a rinnovare questo legame di Ariosto col proprio periodo. Si è studiato molto il dopo Ariosto, perché chiaramente viene individuato come l'esponente più importante dei poemi cavallereschi, il dopo Ariosto, però invece l'influsso in particolare della città di Ferrara, non è un caso se Ariosto scrive il poema a Ferrara. Quindi sentiamo parlare anche di paladini, di cavalieri. Assolutamente, ci saranno tantissime iniziative collaterali. Anche qui per tutti i pubblici e per tutti i gusti, dalle attività per le scuole, attività più scientifiche per addetti ai lavori, per le università, fino ad alcune iniziative secondo me molto importanti, una per tutte, la maratona, 36 ore e sono aperte le iscrizioni. Io faccio un appello a chi si vuole iscrivere insieme a Teatro Off, ma lo faremo in Pinacoteca, tenendo aperto tutta la notte, per due notti, il Palazzo dei Diamanti, quindi con visite anche alle 3 di notte, se maratona uno vuol di venire. Lettura, di si leggerà il poema in maniera integrale, ci saranno alcuni pochi professionisti e poi chi vuole si può iscrivere. C'è già stata un'esperienza un po' di questo tipo in biblioteca Ariostea, ricordo qualche anno. Maratona della poesia. Ecco, allora dicevamo, Ferrara è uno dei 51 siti UNESCO italiani, come città del Rinascimento, a cui poi è stato, diciamo così, aggregato anche, sono state aggregate le delizie dell'area del Delta. E quindi questa è una mostra che si collega fortissimamente a questa identità di Ferrara, ma è anche città del Novecento, Bassani. Assolutamente. E poi si è appena conclusa la mostra su De Chirico,
fine anno 2015, ma c'è una grande mostra in Castello dedicata proprio all'arte di primo Novecento. Guardi, se io sono molto orgoglioso di una cosa che credo di aver contribuito a realizzare in questi anni, cioè a fianco degli estensi, che sono la storia più importante della nostra città, Ferrara era una capitale europea, però la necessità di parlare anche di quello che è successo dopo, non ci possiamo fermare agli estensi. E quindi Bassani, Antonioni, Boldini, De Pisis, tutto il tema dell'ebraismo col Meis, che ecco, riguarda siamo alla vigilia di una... Esatto, importante evento. Esatto, quindi, ma abbiamo fatto per esempio un importante lavoro, è partito dal nostro ufficio ricerche storiche, un lavoro sull'architettura del Novecento, che nel dopoguerra veniva identificata a volte anche erroneamente col ventennio fascista, era sottovalutata, ma a Ferrara ci sono stati alcuni dei più grandi architetti, non solo i fratelli Savonuzzi, architetti ingegneri a livello nazionale. Pensiamo a Tresigallo, ma anche Ferrara città, la zona del comparto del Conservatorio, del Museo di Storia Naturale e del Boldini. Cioè, Ferrara è una città che nel Novecento ha detto tanto. Ecco, il cinema, Antonioni Vancini, ma cinema. Tutti i documentaristi. Ecco, in questa, diciamo così, riscoperta delle valenze culturali di una Ferrara che non è soltanto città del Rinascimento, chi è coinvolto? Istituzioni, ci immaginiamo, ma l'università, le scuole partecipano, cioè si trasforma tutta questa attività che lei dice che non è soltanto di restyling urbanistico e di rigenerazione architettonica degli edifici, che pure è importante, però si trasforma anche in idee, in sapere, che per la cultura è poi questo, no? Le idee. Per me la cultura è soprattutto questo, un altro dei temi che ho lanciato è appunto la sussidiarietà culturale, cioè io ho sempre detto la cultura non la fa l'amministrazione comunale, l'assessore o i tecnici da solo, lo si fa tutti insieme. Io faccio alcuni esempi senza nulla togliere a chi non cito. Su Bassani io credo che il lavoro che ha fatto Ferrara Off, un lavoro di vari mesi all'interno dei musei, dei diversi musei, delle biblioteche, delle scuole, ma anche con incursioni, hanno fatto delle incursioni durante i basker, durante l'arena estiva. Diciamo che è un teatro stabile che si è, sì, è nato da poco. Se lo sono inventati loro e stanno creando questa situazione dove porta, non il Bassani, tra l'altro non il Bassani scrittore, ma il Bassani editore, collaboratore di editore, perché se ne parla poco, ma Bassani ha scoperto e fatto pubblicare in Italia alcuni dei più grandi autori a livello mondiale, ma anche alcuni scrittori italiani che forse non sarebbero mai stati, sì, ha fatto un lavoro veramente approfondito. Questo è uno. E un altro progetto che è diventato, da piccolo progetto è diventato molto molto grande, ci sarà il prossimo weekend, Interno Verde, cioè l'apertura di 40-50 cortili e giardini, molti privati, della nostra città. L'hanno organizzata l'associazione Il Turco, sono un gruppo di giovani che ha avuto queste idee e hanno centinaia e centinaia di iscritti. Quindi siamo d'accordo che la cultura a Ferrara, come sentiamo dire da autorevoli, diciamo, rappresentanti del mondo della cultura e anche delle istituzioni pubbliche, delle politiche culturali, non è soltanto uno specchio del passato, ma stiamo andando nella direzione anche di produrre cultura, nuova cultura. Secondo me sì. Dobbiamo fare di più, io non voglio sempre dire che va tutto bene, io credo che sul contemporaneo, sul nuovo, sul contemporaneo, che sia il parlare di Bassani in modo contemporaneo, che sia invece la produzione contemporanea, possiamo fare di più. Ci stiamo ragionando, avevamo iniziato a fare alcune cose al PAC, alcuni festival lo fanno, ci sono gruppi di giovani che escono dall'università che hanno molte idee. Non è semplice, perché il contemporaneo dal punto di vista artistico è un enorme mercato, basta vedere gli artisti affermati, valgono più di quelli che noi consideriamo i grandi maestri. Dall'altra parte invece è un po' negletto, non c'è, come dire, la via di mezzo. Io
spingerò nei prossimi anni molto sulla Ferrara contemporanea, cioè gli stensi. Abbiamo lavorato molto sul dopo stensi, in particolare sul Novecento, ma non solo, anche sul 6, 7, 800. Vorrei lavorare di più, facendo appello anche qui agli intellettuali, alle associazioni, vorrei lavorare di più sul contemporaneo, con tutti i rischi, perché è, per certi versi è più facile lavorare su chi è già considerato, certo, un maestro. Contemporaneo si va nell'acqua alta, certo, e ci si prende dei rischi, però io credo che sia molto stimolante. E una città con 17.000 studenti universitari è una città contemporanea, non è una città contemporanea, certo. Non è un museo. Ecco, magari c'è una certa tendenza un po' all'autoreferenzialità, cioè anche da parte dell'associazionismo, curiamo il nostro patrimonio culturale, che naturalmente va curato, guardiamo la nostra storia, guardiamo i nostri autori, tuteliamo anche il nostro patrimonio enogastronomico, perché Ferrara, certo, è una provincia, un territorio votato all'agroalimentare, quindi va tutto bene. Però, diciamo, se è vero quello che dice Thomas Mann, che la cultura fondamentalmente si traduce nella vita delle persone come capacità di capire il presente è difficile oggi da capire, non crede? Molto difficile, molto difficile. Disorienta. Credo di sì, dopodiché penso che sia successo in quasi tutte le epoche, perché penso di sì. È chiaro che in questa fase, con la comunicazione così veloce, il web, è tutto molto più, cioè si cerca la risposta in 5 minuti, forse in passato c'era più tempo per la riflessione. Io credo che appunto dobbiamo lavorare per superare questa autoreferenzialità che diceva lei, ma lo stiamo già facendo. Ripeto, io la pressione anche dei, io lo dico sempre, la pressione dei 17.000 studenti universitari, di cui più di metà fuori regione, non è solo la movida, la sera o altre cose su cui ci sono state polemiche, sono persone che studiano, che pensano, che hanno delle idee, come tanti altri, mica solo gli universitari, però 8-10.000 giovani che vengono da fuori, è chiaro che fanno sì che la tua città non possa essere un museo. Certo. Quindi non si tratta, perché noi sentiamo spesso dire che la cultura diventa quasi l'equivalente degli spettacoli, cioè della fase ricreativa, che naturalmente ha una sua valenza, ma non può essere solo questa. Assolutamente no, ci sono... Io cito sempre la definizione di cultura dell'UNESCO, che non è appunto lo spettacolo, quello è un pezzo, ma la cultura è il modo di vivere, la cultura sono i saperi, sono le tradizioni, ma è anche appunto la produzione culturale. La parte spettacolare, ma anche di mostre, su cui il Comune di Ferrara è tra i comuni in Italia uno di quelli che fa più cose, è fondamentale, l'abbiamo salvaguardata, serve anche questa a noi ferraresi, serve per il turismo, ma senza tutto il resto, senza appunto quella che io chiamo promozione della cultura diffusa, la formazione, le scuole, il contemporaneo, eccetera, eccetera, sarebbe un po' effimera. Invece in questo modo, secondo me, si tengono insieme. Sì. Ma adesso tocco due punti dolenti che non riguardano esattamente il Comune di Ferrara, ma riguardano il Paese. E cioè, nelle graduatorie anche del Censis, nei dati, la scuola, l'investimento nella scuola, nell'istruzione pubblica è in calo, così quello dell'università, con dei tagli spaventosi nell'arco di 7 anni che l'hanno impoverita. Per quanto riguarda l'economia digitale siamo abbastanza in fondo, perché nell'agenda digitale non si va avanti come si dovrebbe andare. Quindi dimezzata addirittura la spesa in cultura. Lei ci ricordava prima di iniziare questa intervista che la regione Emilia-Romagna è la sola regione che ha invece incrementato l'investimento in cultura. Ecco, in questo scenario, come vivono i comuni dal punto di vista di un assessorato come il suo, cultura, giovani, poi parleremo del turismo, e come si fa? Si fa cultura senza finanziamenti? È difficilissimo. No, assolutamente no. Non bastano i finanziamenti, perché bisogna evitare di pensare che tocchi sempre a qualcun altro, quindi bisogna rimboccarsi le maniche e capire dove trovare risorse e come fare a volte anche con poco. Però servono i finanziamenti, come in qualunque comparto industriale, come in qualunque comparto produttivo. A volte la difficoltà è che sembra di nuotare un po' controcorrente, perché uno può seminare appunto su questa cultura diffusa il più possibile, però se non ci sono investimenti sull'innovazione,
il digitale e sulle scuole, è chiaro che si nuota controcorrente, perché da una parte si fa tanto, ma poi se mancano le basi, purtroppo l'Italia ha questa zavorra enorme del debito pubblico che sta creando, secondo me, molti più danni di quelli giusti. Si discute, no? Salvatore Settis, il professor sì. Settis, che è un'autorità, indubbiamente si condividano o meno le sue visioni, diciamo, della politica culturale italiana, parla di un'evasione fiscale che appesantisce moltissimo le finanze del paese e praticamente, se quella fosse dimezzata e aggredita, come lui dice i governi non stanno facendo, probabilmente la cultura e l'istruzione potrebbero vivere molto meglio e quindi il paese, come dice lei, avrebbe una migliore qualità di vita. C'è un enorme problema di evasione fiscale che va aggredita, sono d'accordo, ma c'è un enorme problema di pressione fiscale. Quindi io credo che se si riuscisse davvero ad aggredire l'evasione fiscale, da una parte bisognerebbe investire in questi comparti, ma dall'altra bisognerebbe anche investire per far pagare meno tasse a chi le paga, e sono la maggior parte degli italiani che le pagano. Quindi purtroppo io penso che questi automatismi non sempre funzionino. Quindi bisogna, grossi del paese. Sì, bisogna far pagare le tasse prima di tutto per far calare la pressione fiscale e per far calare il debito pubblico. All'interno di questi cali bisogna recuperare l'investimento sulla scuola e l'università. C'è una parte d'Italia, il sud Italia, stanno scappando dalle università gli studenti, cioè noi rischiamo di consegnare una parte del paese a una arretratezza ancora maggiore di quella che vediamo adesso. I laureati. Il problema non è la fuga dei cervelli, come lei spesso dice, il problema è che non riusciamo ad attirare cervelli. Quello io, rischiando a volte di non essere popolare, lo dico sempre, da tutto il mondo i cervelli si spostano, ma ne arrivano gli inglesi vanno altrove, i tedeschi vanno anche altrove, ma ne chiamano da fuori. Noi abbiamo una grande difficoltà a chiamare cervelli da fuori. Perché non abbiamo nulla da offrire dal punto di vista, diciamo così, proprio pratico, che siano strutture, che siano anche gli stipendi. Perché, stavo dicendo anche gli stipendi, perché è normale che un giovane ricercatore, certo, bravo, 25-30 anni, capace, certo, aspiri ad avere, certo, uno stipendio degno. Già sono pagati pochissimi i nostri. Non i 1000 euro, in altre parti del mondo sono pagati come vanno pagati, certo, quelli che hanno il sapere. Certo. Tocchiamo un altro punto, diciamo, passiamo al turismo, cultura e turismo, no? Perché ci siamo sentiti dire per molti anni con la cultura non si mangia, lei ci ha appena detto la cultura però si mangia dal punto di vista del cibo intellettuale e che fa andare avanti il paese, ma adesso ci sentiamo dire invece che si può fare impresa con la cultura. Ferrara stessa si è lanciata, più di 8.000 imprese culturali, sempre creative, ecco, lei stesso sta incentivando i mestieri creativi, l'artigianato creativo, tutto bene. Ecco, dal punto di vista del turismo ci sono state le ricadute economiche in questi anni, un turismo culturale, dico bene. Un turismo prevalentemente culturale. Guardi, Ferrara ha avuto negli ultimi 10-15 anni un raddoppio dei pernottamenti, sono triplicati i posti letto, sono aumentati sia gli hotel ma anche l'extra alberghiero, bed and breakfast, agriturismo, quindi sono aumentati i posti di lavoro. E chi si lamenta e dice ma i basket sono il festival, Ferrara Basket Festival è un turismo povero, va a finire che vengono persone che non hanno possibilità di spendere, lei cosa risponde? Che non è più vero, non è più così, è chiaro che sono pubblici diversi, quello delle mostre probabilmente è un pubblico che spende di più, quello dei basket un po' meno, però i nostri dati ci dicono che da alcuni anni sono aumentati anche i pernottamenti durante i basket. In un periodo io ricordo sempre dove la città sarebbe vuota, cioè, come gran parte delle città sono vuote. Sì, l'animazione c'è ed è bello vederla, si sentono molte lamentazioni. Sì. Io a costo di essere smentito dai numeri sul turismo dico noi ci siamo assestati sulle 400.000 pernottamenti, dobbiamo arrivare ai 500.000, che non è un freddo numero, significa un aumento del 25%, non è poco, ma come significherebbe far scattare posti di lavoro.
ecco, le politiche pubbliche e l'imprenditoria privata hanno un progetto per arrivare a questa decisione? Sì, guardi, secondo me bisogna lavorare a 360 gradi, però ci sono tre cose in particolare: una non dipende da noi e due dipendono da noi. Quella che non dipende da noi è la ripresa economica. Noi in questi mesi abbiamo visto un aumento, un ritorno degli italiani, quindi ripresa o non ripresa, evidentemente gli italiani hanno non vanno all'estero per molte ragioni. Non vanno all'estero, questo è chiaro, però in parte dipende anche da noi, perché poi l'italiano può scegliere di andare a Ferrara, a Verona, a Mantova, a Ravenna o da altre parti. Quello che noi dobbiamo fare invece è continuare a migliorare promozione e accoglienza, quindi a comunicare che cos'è la nostra città e a far star bene quelli che vengono. In parte dipende dal pubblico, in parte dipende dal privato, e poi riuscire a far capire che c'è sempre un buon motivo per venire a Ferrara. Quindi a fianco di tutti i nostri eventi internazionale, i basket, i fuochi d'artificio, le mostre, bisogna far capire che se anche non c'è niente, Ferrara è una città ricca di musei, ricca di monumenti, bella da visitare, il giro alcuni in bicicletta. Alcuni sono chiusi adesso a causa, diciamo, ancora alcuni del terremoto. Sono chiusi, ma noi abbiamo un numero di musei superiore a quasi tutte le città delle stesse dimensioni. Forse non sono tutti conosciuti adeguatamente. La Maife Card, per esempio, io dico sempre, la Maife Card che sta vendendo tanto, abbiamo superato 15.000 vendite in un anno, e le assicuro, Se si riescono ad avere informazioni da altre città, siamo fra le città che lavora meglio. Al di là dello strumento, che offre uno sconto, cioè si entra gratuitamente, si paga meno, quindi è già comunque un servizio di ospitalità, ma è un'operazione di marketing che fa capire al turista che a Ferrara ci sono tanti musei, tanti luoghi da vedere, anche luoghi che magari il turista di per sé non visiterebbe: il Museo di Storia Naturale, il Museo del Risorgimento e della Resistenza, certo, che vengono considerati musei minori o musei per le scuole. Invece adesso con la card mi segnalano che vedono arrivare turisti, vedono arrivare stranieri. Allora, cioè Ferrara deve fare quello, viene a Ferrara anche se non c'è un festival, anche se non c'è una mostra, perché comunque la bellezza della città merita indipendentemente dall'evento. È una bella responsabilità, ed è una responsabilità quella di mettere insieme le cose, di fare pacchetti turistici, di fare queste iniziative, diciamo, di mettere in rete i musei. Poi c'è qualcuno che dice, ma siamo circondati da altre città che sono siti UNESCO anch'esse, e si è riusciti a mettere insieme dei circuiti, o ci facciamo ancora la concorrenza Ferrara contro Mantova, come Ravenna? Siamo arrivati alla capacità di gestire, lo chiedo al, diciamo così, al responsabile di politiche pubbliche, lo dovrei chiedere anche al responsabile, diciamo così, di impresa del turismo, ecco, sì, dai privati. Ma lei che è in grado di rispondere? Allora, la concorrenza no. Cito due esempi. L'anteprima dei basket a Mantova. Quindi quella è riuscita. È riuscita, ma è un segnale, al di là di quella serata lì, è un segnale di città che sono interessate a vendersi, tra virgolette, insieme e non in contrapposizione. E il Ducato Estense, in particolare con Modena. Noi proprio oggi abbiamo presentato un festival, Grandezze e Meraviglie, che si svolgerà fra Ferrara e Modena. È un primo esempio del Ducato Estense. Siamo sulla buona strada, a mio parere. È chiaro però che il pacchetto lo deve fare il privato, quindi deve essere il privato a trovare la formula per vendere, perché quando parliamo di queste cose parliamo soprattutto di stranieri. L'italiano si prende il weekend, se vuole va un weekend a Ferrara e quello dopo tre mesi va a Mantova. Sugli stranieri bisogna riuscire di più a valorizzare il pacchetto delle città medio piccole. Questo è un lavoro che sta facendo il ministero in termini di promozione. Il Ducato Estense va in questa direzione, ma tanto impegno che stanno avendo tour operator italiani e esteri va in quella direzione, soprattutto nei confronti degli stranieri che vengono spesso. Cioè, come noi andando in Francia, presumibilmente la prima volta andiamo a Parigi, però poi giriamo. La stessa cosa bisogna fare con i francesi, gli spagnoli, i tedeschi, ma in prospettiva anche con i cinesi, perché i cinesi sono un numero tale che anche prenderne una piccolissima parte, e infatti la mostra di Boldini funziona a Pechino, va in quella direzione, anche solo trovare una piccola nicchia di turismo cinese interessata a questo tipo di città può fare la differenza. C'è tanto lavoro, in due minuti meno, perché abbiamo già sforato. La Ferrara del 2019, quindi chiusura di
questo ciclo amministrativo. Sì. Ma guardi, io... Dal punto di vista della cultura, la visione proprio che c'è nel pubblico. Sì, allora guardi, io... intanto i numeri, per me i numeri sono importanti, dobbiamo avere una città che crea davvero maggiore occupazione sul comparto culturale, non solo turistico, quindi l'artigianato artistico, quindi il web, quindi i lavori nell'ambito appunto della comunicazione, perché sennò rischiamo poi il flop, rischiamo di creare aspettative e non. Questo per farlo abbiamo bisogno dei 20.000 studenti universitari, ha lanciato il rettore ha lanciato questo input, abbiamo bisogno dei 500.000 turisti, quindi abbiamo bisogno di un lavoro quotidiano del pubblico e del privato. Dialogano pubblico e privato? Sì, sono sì, arrivati a un buon... molto, molto, molto. Poi per quanto riguarda una visione più generale, io credo che il futuro di Ferrara sia quello della città del buon vivere, nella megalopoli del nord Italia, perché si ragiona così. Io sono stato a Canton, Guangdong in Cina, 12 milioni di abitanti. Nella megalopoli che va da Bologna a Milano, Ferrara, non da sola, può essere, deve essere la città del buon vivere, della bicicletta, del mangiar bene, dell'università, della cultura, quindi non il dormitorio, ma la città del buon vivere. E questo arriva per me al 2050, non al 2019. Certo. È chiaro che staranno i ferraresi prima di tutto. Bene. È già un buon slogan, oltre che un buon impegno, un impegno ambizioso. Bene, allora buon lavoro. Grazie, grazie, buon lavoro anche a voi. E grazie a voi dell'attenzione, arrivederci.